sbaglio c'è lui. Qui siamo al piazzale di Malagrotta, tra la discarica di Malagrotta e l'eventuale nuova discarica di Monti dell'Ortaccio. Oggi è in visita la Commissione Petizione del Parlamento Europeo su sollecitazione dei cittadini, che abbiamo inviato una petizione contro la discarica di Malagrotta e una petizione sulla vicenda rifiuti a Roma ed in particolare sull'individuazione del nuovo sito a Monti dell'Ortaccio. La Commissione viene a verificare lo stato dell'arte di Malagrotta, ossia se si sta procedendo ancora a interrare tal quale e a garantire il fatto che chiuderà entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda Monti dell'Ortaccio, verrà a vedere per quale motivo è stata individuata questa eventuale discarica dal commissario di governo e a capire se ci sono i requisiti sociali, tecnici e politici per la realizzazione di questa nuova discarica. Ma io non temo niente, ci sembra voi che state a fare, non lo vedete qui. Dove sta? Questa è la malfamata discarica di cui tutti quanti voi dite, scrivete, eccola qui, no? Nel kit ci sono anche le condizioni dell'aria, c'è la centralina dell'aria ogni giorno, c'è la centralina dell'aria di Malagrotta raffrontata alle 13 centraline che stanno a Roma. No? Per quanto riguarda Monti dell'Ortaccio? È tutto riportato, adesso andranno a vedere anche Monti dell'Ortaccio. Avvocato, lei crede ci vada verso una nuova proroga di Malagrotta? Ma non so niente, io non so più niente, amico. Cosa devo sapere? Non lo vedete questa? Io so qui che sono 60 anni che sto a sistemare cose, so solo questo io, capito? Basta, 66 anni. Mi sono sbagliato, dove stanno questi? Dall'altra parte, avvocato, di là. Dove sono andati? Dove sono andati? Eccoli. Sistemate da che punto di vista? Avete visto che ho scritto al sindaco? Quando è che manda qui la carrozza per portarci in Campidoglio a ringraziarci di quello che abbiamo fatto e stiamo facendo per Roma? Lei si sente un benefattore? Non benefattore, missionario anche, oltre che benefattore. Ma non lo vedo. Che cosa risponde ai cittadini che protestano contro l'inquinamento? Ma l'inquinamento ci stanno tutti i dati che abbiamo dato alla commissione, ma che ne so io. Quindi i parametri sono enormi. Va tutto. Porca miseria. Per favore, basta, lasciate stare la commissione, basta su. Qui la gente muore, abbiamo un tasso di mortalità superiore al 28% rispetto alla media cittadina e al 33% rispetto al municipio 16. Ci sono studi dell'ARPA, dell'ISPRA e anche dell'Università di Roma 3 che inchiodano questi dati, confermano questi dati e quindi secondo noi e secondo questi istituti qui non è possibile aggravare la zona con ulteriori impianti. Avvocato, vogliono vedere subito l'impianto? Andiamo a vedere l'impianto. Vuole diventare veramente un benefattore? Adesso non lo è un benefattore. Certo, non lo è. Io di sicuro no, ma lei neanche. Lo era, negli anni 60 lo era, per carità, oggi non lo è più. Non ha neanche un impianto di riciclo, se pensa che la maggior parte dei rifiuti può essere riciclata. Se non c'ha nemmeno un impianto di riciclo c'è qualcosa che non quadra. Se tu vai a vedere, c'è un impianto di riciclo. No, questo è un impianto di separazione, non è un impianto di riciclo. Il CDR non è un riciclo. Il CDR non è un riciclo, il CDR è distruggere materiale, è un combustibile che inquina sia le che inquina l'aria. Tu ti puoi fare nera, però una quota di CDR ce l'hai, non c'è dubbio. Nulla si crea, il principio di osservazione della massa. Alla domanda, perché non fa un impianto? Mi guarda, io la sto guardando negli occhi. Mezzo secondo, mi guarda negli occhi, perché lei con tutta la sua vena imprenditoriale non fa degli impianti di riutilizzo veri di riciclo? Risposta. Rientro a Bruxelles, noi avremo un primo scambio di idee nella prima sessione della Commissione Petizioni che si svolgerà il 6 novembre, dopodiché i componenti della delegazione, anche con la guida e i suggerimenti dell'onorevole Merkis, predisporranno un rapporto di sintesi di quello che abbiamo visto per trasferirlo alla commissione esecutiva, che è l'unico organismo, l'unica istituzione che può fare qualcosa. Vabbè, dottor Cerroni, ci fa la promessa che si impegna a fare impianti di riciclo? Certo, ma non me lo devi dire tu, me lo dicono l'autorità, finora io ho fatto quello che hanno detto l'autorità. Certo, lei ha fatto. Secondo me è viceversa. Venga, se schieri il
noi. Se schieri con noi, chiediamo noi all'autorità. Andiamoci noi. Andiamoci noi con lei a chiedere all'autorità. Ci andiamo, andiamo da Alemanno, da Zingaretti, da chi vince. Quelli che verranno, gli andiamo a chiedere che vogliamo impianti di riciclo e di rifiuto. E le dice: io, Mario Cerroni, voglio ritornare a essere un benefattore. Sai che poi bisogna rilavorare. Certo, servono questi impianti, servono questi impianti. No, bruciare Cerroni, la roba, imprenditore che fa carta ecologica. Cerroni, imprenditore che fa le panchine, riciclato. Vogliamo quello. Un pile che ho scritto Cerroni. Noi vogliamo Cerroni, è imprenditore. È disponibile lei su questa strada oppure... Sì, perché l'ho detto la proposta, ho detto voi fate un decreto legge. A Napoli hanno fatto i decreti. Noi non lo possiamo fare. Voi, il governo, chi comanda. Allora mi fate a me vice commissario con licenza di uccidere, aspetta, cioè con i poteri, perché lei non ha nessun, nessun politico che fammi fare. Fammi finire, cioè, dove dice benissimo, questo è il compito che devi esecutare, fallo e basta.